a te e a tutti i ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che l'ultima volta è successo praticamente una mezza specie di macello, a causa mia ovviamente, perché ci è toccato ragazzi appunto ritrovarci in una situazione un po' spinosa con dei simpaticissimi regeneradores. Il problema che qualcuno di voi ci ha tenuto a farmi notare ragazzi è che attraverso il mirino termico si vedeva tipo palesemente quale dei regeneradores avesse al suo interno la chiave inglese che ci serviva ragazzi, e dire che cioè ho puntato la mia arma contro quel regenerador tipo più e più volte e più volte ragazzi, vi giuro che non l'ho notata. Io dopo ragazzi che me l'avete fatto notare me ne sono accorta e me sono chiesta, vi giuro, più e più volte come cacchio abbia fatto a non notarla. Veramente ragazzi non lo so, forse troppo presa dalla situazione, dal panico della situazione, dei maledetti regeneradores che spero di non incontrare tipo mai più nella mia vita, perché sono stati l'incubo peggiore fino ad ora di questo gioco, quindi spero che sia tipo un capitolo chiuso. Abbiamo recuperato la cara Ashley, visto che poi appunto la volta scorsa ragazzi abbiamo perso parecchio tempo, alla fine mi sono dedicata pure al poligono di tiro e vi dirò anche off camera mi sono dedicata al poligono di tiro. Io ringrazio chiunque ragazzi mi abbia appunto specificato in commento varie appunto caratteristiche del poligono di tiro, grazie veramente a tutti ragazzi come sempre per i consigli. Quindi io ho giocato un pochettino per conto mio, ho cercato di completare varie sfide, completarne alcune ragazzi a tipo a livello S comunque è stato parecchio difficile. In ogni caso sono riuscita ad ottenere vari ciondoli per la valigetta, a breve ve li farò vedere, e quindi adesso mi sembra di aver capito, qualcuno di voi me l'ha scritto in commento, che ci avviciniamo al delirio. Non so in che modo, non so perché, so solo che sto cercando di prepararmi psicologicamente a qualsiasi cosa avverrà, anche se sicuramente non sarò mai comunque abbastanza pronta. Quindi ragazzi, incrociamo le dita e andiamo. Quindi dobbiamo iniziare proprio appunto, credo, il capitolo 14, se non erro, questo insomma era appena all'inizio del capitolo 14. Quindi ragazzi, allora, qui vi faccio vedere quali sono i ciondoli che ho trovato. Quindi appunto ho trovato un altro ragazzi di Don Esteban, poi un altro comune di leader fanatico che aumenta appunto la salute ripristinata dalle piante verdi del 10%, dopodiché questo epico stemma dell'Illuminados, probabilità di colpo critico con attacco corpo a corpo il 20%. Qualcuno di voi mi ha appunto detto ragazzi che questo per esempio è molto molto buono. Dopodiché salute ripristinata con le vipere il 40% con Don Pedro comune, soldato con mazza comune, probabilità bonus creazione per pistola più 20%, probabilità bonus creazione delle frecce più 20% e prezzo di rivendita delle munizioni più 40%. Questo è raro, però comunque regà, rivendita delle munizioni, ma chi è che è armato che si mette a rivenderle? Ho bisogno di comprarle, ho bisogno di munizioni, ho bisogno di tutto. Quindi a parte tutto ragazzi, la situazione è, credo sia abbastanza effettivamente una merda. Mi avete suggerito di cercare di procurarmi quante più accecanti possibili, dopodiché mi avete suggerito anche di rivendermi appunto questo fucile antisommossa per prenderne un altro nuovo che dovrebbe essere l'arma definitiva che mi serve ragazzi d'ora in avanti. Quindi io questo lo vendo e via, e direi che è arrivato il momento di comprare questo articoli. Quindi fucile semiautomatico però con rosata ampia e ovviamente efficace ragazzi a distanza ravvicinata, quindi io comunque lo compro. Spara con questa e vedrai quanti bei fuochi d'artificio scoppiettati. Li facciamo saltare in aria, Eusti. Comunque, a parte tutto, ragazzi, allora, mi sa che è arrivato il momento anche di potenziare ancora qualcosa. Allora, lo Stingray, comunque, come potete vedere, ragazzi, l'ho potenziato fino a livello 4 per quanto riguarda la potenza. Direi che non è messo proprio troppo male. La Magnum, appunto, avevo
potenziato la potenza, come sempre. Direi di concentrarci un attimo appunto su questo nuovo fucile, quindi ne miglioriamo appunto di uno la potenza, di uno la velocità di ricarica e la cadenza di tiro per adesso, ragazzi. Quindi direi che per ora può andare bene così. Quindi ripristiniamo la resistenza del giubbotto, ovviamente. Quindi per ora dovrebbe andare bene così, ragazzi. Allora, per quanto riguarda crearsi roba, granata stordente, mi sa che è il caso, ragazzi, appunto di crearne quante più possibili, visto che è questo quello che mi avete suggerito. Quindi intanto un paio me le sono create. Non so come siamo messi attualmente. Allora, a livello di colpi non siamo messi proprio benissimo. Comunque, a parte tutto, ragazzi, allora apriamo qua, perché l'altra volta non l'avevo aperto. Munizioni per pistola, e va bene. Riempiamo pure questa scatoletta qua. Prendiamo delle risorse. Per ora, ragazzi, mi sa che siamo a posto così. Quindi, volta scorsa io avevo dato una ripulita veloce proprio a questa zona qua davanti. Dovremo, penso, procedere appunto da questa porta qua. Fatto sta che è chiusa. Quindi mi sa che non ci resta che procedere in qualche modo da qua, suppongo. Quindi vediamo un pochettino. Qua intorno, tra l'altro, appunto, allora, oltre queste munizioni per pistola dovrebbero esserci, ragazzi, pure altri medaglioni blu, a quanto sembrerebbe. Però a parte tutto, io direi di procedere da questa parte, vedere un attimino se possiamo appunto avanzare da qui, ma suppongo che in un modo o nell'altro dovremo poterlo fare. Allora, qua tra l'altro ci sono un paio di barilozzi che direi che è il caso di rompere, quindi pegetas e polvere da sparo ci va benissimo. Quindi proviamo a salire di qua e vediamo un attimino che cosa c'è qua intorno. Allora, lì intanto c'è quel... Ah, tra l'altro mi avete consigliato di cambiare il mirino, perché quello termico a quanto pare non ci serve più, quindi serviva soltanto per i regeneradores. Quindi rimettiamo il mirino telescopico, quindi questo è quello che ci serve, ragazzi. Quindi zoom 1 e va bene così. Quindi distruggiamo quel medaglione, ce ne mancherebbe solo uno in effetti per completare questa missione. Però sembrerebbe essere indicato di qua sulla mappa, quindi non so se sia la posizione giusta da qua o no. Vabbè, in ogni caso prendiamo questa piantina verde e entriamo. Non c'è bisogno che me lo dica tu. Allora, proviamo, io direi di provare tipo subito, ragazzi, tipo now, appena è possibile, questo nuovo fucile. Quindi io li farei avvicinare. Allora, ecco, ecco perché il delirio. Ecco perché il delirio. E che cazzo, mamma mia. Con sti cazzo di scudi, ragazzi, ho veramente una spina nel fianco. Oddio. Oh, Jesus Christ, help us! Aiutaci! Allora, questo, ragazzi, dal punto di vista di ampiezza, appunto, di sparo, è sicuramente appunto utile, perché permette di colpire più nemici contemporaneamente, e che va benissimo. Fatto sta che, te prego, muori. Il tipo, faccio questo gran favore. Ok. Muori pure te, grazie. Intenzione di morire, sei morto, perfetto. Polvere da sparo, pegetas e pegetas. E va bene, ok. Allora, prima ondata, questa piccola prima ondata è andata. Quindi munizioni per pistola, ok. Qua possiamo aprirla, questa porta. Però prima di aprirla direi di guardarci un attimo intorno, a vedere se qua sotto c'è qualcos'altro di utile. Ah, questi due barilozzi sicuramente, spinello e munizioni per pistola, davvero fantastico e meraviglioso. E di qua è chiuso, quindi qua non possiamo aprirlo, infatti dovremmo passare da quell'altra porta. Ma se tipo io salgo di qua, quanti colpi ho usato tra l'altro per questo, cazzarola? Mi sa che ne ho usato almeno la, ne ho usati almeno la metà, ragazzi, perché ero a 12 se non sbaglio, quindi... Non c'è andata un granché bene. Ma allora io non so se dovrò andare prima di qua. Vabbè, sì, questo è un vicolo cieco. Quindi munizioni per pistola e polvere da sparo. Non mi stupisce che appunto mi stiano dando tutte queste risorse. Munizioni fucile, fantastico. E sembrerebbe non esserci altro. Così sembra, così pare. Però questa la posso abbassare. Ashley, allontanati. No, spera. Ashley, stammi vicino, ma apri qua per favore. Che succede se abbassa quella leva?
Ok, si apre quella porta lì. Però come facciamo a procedere senza Ashley? Allora, fatemi vedere un attimino, prima di tenere in considerazione questa opzione, cosa c'è al di là di questa porta? È chiusa, no, è la chiusa. Fessaccia di tua madre, ecco perché. Va bene, è chiaro. È chiaro che dobbiamo chiedere alla piccola Ashley di... sì. No, no, non è che se deve allontanare Leon. Cioè, deve aprire qua, esattamente. Quindi io scenderei direttamente da qui e andrei un attimo oltre, no? Questa porta, senza fare troppi passi azzardati. Quindi prima immagino dover aprire di qua, no? Eh no. Ashley, oddio, non ci prova! Merda, vieni qua, merdaccia! Zitto! Ok, l'ho ammazzato, pesetas, a dove vai? Oh! Ashley, la fessa di Soreta, chi ti ha detto di... nelle chiappe? Chi ti ha detto di scendere per cazzi tuoi? Non ho capito. Ok, via un altro, pesetas, chi c'è? Ah, salve. Salve buon uomo, colpisci, vai! Whee! È già morto, Pegetas. Ce l'abbiamo fatta. Ok, questo Ashley, perché Ashley prende grazie. Iniziative che non dovrebbe prendere. Quindi andiamo, su, starmi andiamo. Incollata alle chiappe. Non stare troppo lontana. Muoviti. Te sei giovane, devi aver passo svelto. Ok, adesso possiamo passare da qua. Oddio! Ah! Tua sorella! Tua sorella! Come hai usato? Non ci provare! Ah, ma c'ha la corazza sto bastardo schifoso! Oddio, arrabbiatissimo! È arrabbiatissimo lui! Oddio, Ashley! Stai lontana! Facciamo così? No, no, però devo mirare la testa, Che mira la corazza! Ashley, ma dico io, no? Ma te può venire in mente di stare vicino a un mostro schifoso sì. di merda del genere? Oh, Pegetash. Non mi piace per niente. Granata, no, non l'accecante, non sprechiamo accecanti. Oh, no, è stato inutile, è stato completamente inutile. Volevo farli saltare in aria entrambi. Sangre! Fanculo! Che cazzo urli? Ashley della merda, della minchia! Ashley della merda e della minchia! Mo devo rifare tutto, mannaggia te! Davvero meraviglioso, fantastico, unico, incredibile! No, mo dovete saltare in aria, pezzi di merda! Ashley! Sì, devo saltare in aria pure io, cazzarola! Come l'ho lanciata sta granata, Dio santo! Sì, vabbè, con calma, Con calma, come sempre. Pure te stai lontano, merdone. Faccio prima mi sa... Oddio, gli devo ricambiare l'inilino. Devo rifare praticamente tutto quello che avevo fatto prima. Va bene, allora. E mori! E su! E che cavolo! Dobbiamo stare 3 ore appresso a te. Solo Pegetas. Chi altro è che si lamenta? Ashley, che palle. Stai bene. Non ce ne frega se sta bene, non ci interessa. Merda. Dov'è? Chi è che l'ha presa? Stavolta non è scesa. Aiuto. Ashley, ah, sei volato giù con lei? Come ti viene in mente? Dico io. Ok, via tutti. A posto, allora. Questi pure abbiamo fatti saltare un attimino in aria. Bene, grazie. Vabbè, sì, continua a chiedere a lei come sta. Continua. Siccome ci interessa, capito? Va bene. Possiamo riprocedere di nuovo da qui senza fare un macello? Zaga. Ecco, almeno... che cazzo, sempre la plaga di merda. Ok, non facciamo cazzate perché non ho intenzione di nuovo di rifarmi tutto, ok? Quindi andiamoci piano un attimino. Polvere da sparo, chi altro c'è? Non rompete i coglioni, saltate in aria, grazie che ci fate a tutti un gran favore. È morto? No, non è morto, continua a contorcersi.
No, questa no! Questa no! Lo schifo no! Quanti cazzo siete, che schifo! Il ragno no! Ashley! Raga, sto per morire di nuovo, fermi! Mamma mia, che cazzo sta succedendo? Dio santissimo! Allora, creiamo quest'altra miscela di piante. La prendo tipo now. Ok, con calma si può fare tutto. Sempre con calma. Mannaggia Bubba. Muori. Oh, sto ragno di merda. Muori. Oh, mica muore, sta plaga di merda. E che cazzo di ansia, oh. Stai bene? Sì, pesetas, vabbè. Pesetas e pesetas. E intanto ho finito tutti i colpi per fucile che avevo. Gesù santo, me ne posso creare qualcuno? Per fortuna, a posto. Ok, un attimo di respiro, mi sono curata, sono di nuovo a metà con la vita. Devo ancora capire com'è possibile, ma vabbè, perché sono state ste plaghe di merda che mi hanno decimato la salute, però. A parte tutto, guarda, sto benissimo. Una favola, veramente una favola. Pejetash. Quindi, da qui mi sa proprio che dobbiamo continuare. È vero? Proprio di qua, certo. Va bene, andiamo. Niente altre sorpresine. Oh, un franco. Caro mio vecchio topolazzo, che mi facendo? Polvere da sparo. Cioè, io mi devo calare in quest'acqua di merda, che schifo. Che cosa assolutamente schifosa e ripugnante, però farò finta di niente. Farò finta polvere da sparo. Ce la fai? Sto per vomitare l'anima, ma non... Ma non fa niente, fa niente. Faremo finta di niente, come è solito. Farò finta di stare camminando nel liquame più schifoso e ributtante. Di qua non si passa. Però qua ho preso uno smeraldo in mezzo alla merda. Sempre tutto molto igienico. Allora, dove devo andare? Ok, devo risalire di qua, perfetto. Dai. Ashley, mi devi stare vicino, Cristo santo. Perché continua a starci lì? Ho l'opzione che deve star lontana. È su. Dai. Oh, andiamo nello stesso forza. Momento, ok? Sì, proprio okay. Nello stesso momento l'avete usata. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sì, woohoo, che entusiasmo. Che entusiasmo per qualsiasi cosa. Ah, le posso dire di nascondersi qua? Non mi dire, mi dà munizioni per carabina. Ok. Allora, l'istinto mi dice di ficcarla qua dentro per un attimo, anche se non so perché. Non ci sto credendo, ragazzi. Posso dire di non starci credendo? Lo posso dire? Io credevo che avessi finito con questi merdoni di merda. Pensavo di aver finito. Che palle, dai. Non mi potete propinare di nuovo sti schifi. Che incubo. Oddio. Che cazzo sei? Che cazzo? Muori, maledetto bastardo. Ah! Ah! Non ce la posso fare. No, 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 non ce la posso fare, no, no, che palle, muori. Cristo, adorabile. Ah, la gioia della vita, tutto non ciò. Sei ferito, vero? No. Sto bene. Ashley, mi hai rotto i coglioni, mi hai rotto. Dammi un attimo per riprendermi. Polvere da sparo, munizione pistola, granata a frammentazione. Ditemi che non ci sono altri di questi, ragazzi. Vi prego, vi prego, vi prego. Tutto, ma non questi.
Non ce la posso fare, non ce la posso fare, ragazzi. No. Con altri rigeneratori, se no. No, no, no. Quella anche leva. Perché poi ti mette il panico. Perché se non li becchi nei punti vitali. Okay. Andiamo nello stesso. È la fine. Sì, ok. Ok, ci siamo. Perfetto. Ok. Sì. Calmati. O te devo iniettare un Valium o qualcosa del genere. No, raga, io non ce la posso fare. Cioè, se devo stare con la paura che sbuchi uno di quei cosi, posso tipo, cioè, chiudere qua. Posso, cioè, non andare più avanti. Non ce la posso fare. Pejetas e Pejetas. È sempre Pejetas. Ok, allora. Nonostante tutto, noi andiamo avanti, vero? Non c'è corrente. La corrente. Come sempre, manca la dannatissima corrente. Come al solito. Pensaci tu. Ashley, ce la fai? Me la cavo bene. Ah, certo, sì. È arrivata l'eroina di Stogazius, no? Ok, anche perché devo andare per forza avanti io. Perché se no vorrei ridere a te a vederti in situazioni di merda, tipo quella di un attimo fa. Topo, non te veni a incastrare qua. Coltello da caccia e va bene. Qua c'è altro, non si sa. Ma chi lo sa, ma chi lo sa. C'è solo un sacco di monnezza. E questo posto che non mi piace tipo per niente, ma proprio per nientissimo mi piace. Infatti avanzo piano piano. Pejetas e polvere da spar, yeah, yeah, anzi grazie, qua che abbiamo. In questa bella valigetta, collana paroc. Ah, ci si possono aggiungere le gemme, perfetto. Allora, di qua non si può andare, quindi immagino non sia qui quello che ci interessa. Devo rifare tutto il giro, perché devo aprire ad Ashley, immagino, vero? Non mi piacciono i corridoi, ma proprio no. Proprio per niente. Va bene, vado. Pure i pipistrelli. Pistrello. Pure pistrello ci si mette. Il mio bagno. Pistrella. Oh, non vedo un cazzo. Appunto, non stava a dire. Se potessi accendere la torcia sarebbe meglio. Polvere da sparo e polvere da sparo. Va bene. E posso creare altre munizioni per fucile. E per ora nient'altro. Dovremmo trovare altra polvere da sparo. E qua c'è una piantina verde. Meno male che non l'ho notata. Che sempre fan comodo. Posso crearmi un cazzo. Non c'ho altre piantine. Quindi è l'unica che ho, insieme allo spray medico tra l'altro. Ho ancora lo spray medico? Sì, certo. Un persico trota. Lo mangiamo crudo, altro che sushi. E adesso devo cambiare ovviamente la corrente, immagino. Mamma mia, quanta violenza. Ma se... oddio. Ashley, oddio, cazzo. Lasciate in pace Ashley. Lasciate in pace la ragazza. Anche lì qua ve lo devo dire, ya. Ok, muori, grazie. Ma che devo fare? Io devo tornare indietro da qua, ragazzi. Non lo so. No, 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 no. Non un altro di questi, vi prego. No, ragazzi, dai. Allora, io non so se è giusto tornare indietro da qua, sinceramente parlando. Sta tremando tipo tutto il mondo. Non capisco. Oh, no. No. Non dovevo. Mi sa che non dovevo. Ah, no. No. Ah, tua sorella, tua sorella, tua sorella. Non dovevo tornare indietro di qua. Siamo nella merda, ragazzi. Nella merda terribile. Perché adesso prendono Ashley. Ma dove cazzo devo andare? Da dove passo? Da dove passo? Ah! Lascia Ashley. Lascia Ashley. No, raga. No, raga. No. No, raga. Sono nella merda. Non ce la posso fare, non ce la posso fare, la stanno portando via, è finita. È finita, è finita. Dov'è? No, ma porca vacca! Che palle! Che palle! E prima me l'hanno ammazzata.
Ok, mi fanno ripartire da qua però. Allora, fatemi un attimo capire prima come minchia cosa cazzo devo fare. Poi nel frattempo, cioè, una volta che attivo questo, no? Cioè, una volta che attivo questo, da dove cazzo ripasso? Sinceramente non lo so. Allora, devo un attimo rendermi conto, ragazzi, di cos'è sta situazione. Perché se lei non tiene il ponte aperto, io non posso ripassare da lì. Ma mi sa che è l'unica strada, tra l'altro, ma non farò mai in tempo. Cioè, prima che la prendano. Allora, o devo correre come un forsennato o non lo so. Allora, proviamo a fare così, ragazzi. Cominciamo a correre da adesso. Eh sì, già ho sbagliato strada, veramente. Fantastico! Oddio, sto coso non lo sopporto, ragazzi. No, 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 no. Resisti, Ashley, resisti, 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 Ashley, resisti. Cazzo. Che arrivo? Resisti che arrivo, resisti, resisti. Ce la fo, 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 ce la fo. Posso non commentare? No, ma davvero, non voglio commentare. Cioè, ero sul ponte. Allora, proviamo a correre già da adesso. Correre tipo dannatissimi. Senza sbagliare la strada all'inizio. Mi chiedo se ce la fo. Ce la fo stavolta? Ce la fo? Ditemi di sì, vi prego, perché sennò stavolta tiro giù qualche santo, eh. Tiro giù qualche santo, tiro giù qualche santo. Ce la fo, ce la fo, ce la fo, ce la fo. Ce la fo, ce la fo, ce la fo, ce la fo. Ce l'ho fatta, ma adesso sta arrivando l'altro mostro. Asci, molla quel cazzo di cosa! Molla! Oh, sì, grande! Ma vattene a fanculo. No! Ho ammazzato lei! Non ci sto credendo, ragazzi! Cioè, la scema era riuscita a buttare pure giù quel regenerator di merda! Era andato tutto perfettamente! L'ho ammazzata io! E stavolta davvero, ragazzi, non era voluto! Non era voluto, va bene, eh? Lo ammetto e... evidentemente doveva andare così, cioè di merda! Accidentaccio alla miseria, accidentaccio! Resisti, Ashley! Ce la farò, perché se ce l'ho fatta prima ce la devo fare anche adesso, ragazzi. Ashley, cazzo! Ce la devo fare anche adesso, non ci inventiamo cazzate. Ashley, molla quel coso! Molla quel cazzo di coso! Ma mica perché... Ok, allora aspetta il momento propizio. Va bene. Sì, tua sorella gli sta. Raga, cioè comunque pure con un colpo del genere non muoiono subito. Sì, vabbè, ciao. Ma la porca. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando, veramente? È merda. E su. No, no, non posso farla adesso. O è finita la storia. Mamma mia, che ansia di tutto, raga. Mamma mia, che ansia di tutto. Allora, dobbiamo portare la corrente in tre diversi punti. One eternity later. Proviamo adesso. È giusto? Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, 3 ore pure per aprire una stra maledettissima porta. Ashley, vi è qua, eh. Non te ne andare a spasso. Pesete, tasse e risorse. Allora, possiamo crearci munizioni per carabina. Direi di approfittarne, perché comunque sempre sono utili. Ok. A sto punto non so se toglierlo il termico, ragazzi, perché oddio no, lo schifo. Oddio no, lo schifo. No, non posso mirare da qua. Oddio no, raga. Che cos'è? Oh. Che cazzo è? No, no. No, no, vieni, vieni. No, muori. Oh, che asco. Dio santo. Ok, allora. Intanto ci becchiamo. No! Oh, tutto me possono mettere, ma ragni e regeneratore, se me prego de no. Dio santo. Pesetas, munizioni pistola.
E andiamo, direi. Mamma, che incubo, Eusti! Ricorda che sparare fa rima con giocare, straniero. Ciao, caro, risorse pesetas e sfida, l'ennesima disinfestazione. Ora ne ho abbastanza. Quei ratti disgustosi sono dappertutto nella mia zona. È diventato un posto disgustoso. C'è qualcuno disposto ad aiutarmi a liberarmi una volta per tutte di quei piccoli sciagurati? Quindi bisognerebbe, ragazzi, eliminare 4 ratti, ovviamente, nel circondario. Quindi... intanto mi pio questa polvere da sparo e... come Eusti, carissimo. Allora, facciamo una roba. Posso incastonare gemme. Che ce posso mettere? Allora, 2 di queste rotonde, sicuramente. E niente, me ne servono sempre 2 rettangolari, ma ne ho sempre solo una. Che cosa bellissima. Allora, la scheda magnetica. E questo, ragazzi, c'è sta spunta. Forse può significare che posso venderle, non lo so. Benvenuto. Fatto sta che lui sta vendendo tutto tranne gemme rettangolari, quindi niente da fare. Quindi la scheda magnetica e... vabbè, intanto direi di venderla. Che sti cavoli potenzialmente, raga, comunque costano. Mannaggia, bubba, mannaggia. Allora, aumentiamo la potenza comunque, ragazzi, di questo fucile qua semiautomatico. Ripariamo il giubbotto e ripariamo il coltello, visto che ci siamo. E va bene. Ovviamente, ragazzi, ho salvato la partita. Direi che possiamo provare a procedere, anche se ho una pessima sensazione riguardo tutto ciò. Oh, oddio, non mi piace. Non mi piace per niente. Ma proprio no, ma proprio no. Andiamo. Vieni. Vieni, bella, ti prende zio Leon. Grazie. Prek, prek. Allora, stammi incollata le chiappe, mi raccomando. A questo punto spero che il mirino termico non ci serva più. Quindi direi di montare di nuovo l'altro mirino. E vediamo un attimino cosa ci attende. Qua ci sono esplosivi. Questa zona è troppo ampia. Munizioni fucile, troppo ampia per essere una zona normale. Leon! Guarda. Un ascensore. Dobbiamo distruggere questo muro. Ho distruggito a testate? Secondo me può funzionare. Secondo me, dico. Va bene, sì. Bisogna usare sta palla demolitrice di merda, ovviamente. Una palla da demolizione. Dove vai? Cosa fai? Ci penso io. Ehi, ma ci pensi te cosa? Cosa? Fai sul serio? Va bene, fa sul serio. D'accordo. Adesso chiediamo a Leon di cantare Wrecking Ball. È questo che insegna una scuola adesso? Si mette nudo sulla bella palla. In che senso? Stai indietro. Qua ovviamente scatta l'allarme. Ah, mi sa che ho capito perché qualcuno di voi ha parlato di delirio, ragazzi. Credo di aver capito il motivo. Ok, mi sa che ho capito proprio il motivo, perché mi sa che in questo momento in avanti, ragazzi, sarà un macello. Perché bisogna pure tenere d'occhio la palla, cioè Ashley, praticamente. Ecco qua, perché andranno a rapirla la signorina, vero? A merda! Merda! È merdone, lasciala un po'. Che cavolo. Allora, mo è un guaio, ragazzi. Mo voglio ridere, tipo, tantissimo. Non lanciarlo. Assoreta! E muovite però! Sarebbe bello se si potesse utilizzare contro questi la palla. Sì, la palla! Granata! Chi è? Ecco, scudo. Non è servita un cazzo la granata. Dio santissimo. Arriva il cinghialone! Arriva il cinghialone! Oh! Ecco qua, allora, almeno... Mister Scudo è saltato in aria. Ciao! Ciao, caro! Aspetta che arriva a colpirti. Aspetta. Ecco, facciamo così che è meglio. Che succede là sopra? Ah, ecco, ci ha pensato qualcuno a farlo cadere. Che poi non sei un cinghiale adesso. Cosa cazzo sei?
Non capisco. È traga tua hermana, dov'è? Vabbè, si è fatto saltare in aria, ma a noi va benissimo così. Ashley, sempre con calma, con calma. Munizioni fucile. Soreda, sto per morire. Lo spray medico, arriva del momento di usarlo. Sto per morire. Sto per morire. Ho preso solo 3 colpetti per fucile. Ciao, bello. Ecco, allora, se riusciamo a fargli saltare in aria la testa da subito, tipo, sarebbe meglio. Ashley, un colpo ancora, un colpo ancora. Con calma, come sempre, con calma. Tanto io ho tutto il tempo del mondo. Allora, munizioni fucile. Ecco, queste risorse non le posso prendere, non c'ho più spazio, ma le posso creare qualche colpo. Munizioni fucile. Ok, però non erano queste le risorse che dovevo usare. Vabbè, comunque, a parte tutto, meglio così, che sta succedendo? Arrivano tutti cattivissimi. Se facciamo così, se proprio volete prenderle, vi accontento subito. Te muori. Che sta succedendo? No! 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 I ragni no! I ragni no! I ragni no! Sore daghe! Oh, Bonnie! Che cazzo sta succedendo? Ok, saltate in aria, mi auguro. Ok, merda, scendi da là. No, 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 i ragni no, i ragni no, i ragni, i ragni, i ragni no. Oh! Oh! No, ho preso fuoco. Fantastico, fantastico. Scusa, scusa, scusa. Scusa, facciamo così. Che è meglio, che è meglio. Ashley, muoviti. Ok, ma questo è perforante. Posso colpirne più di uno contemporaneamente. Sarebbe fantastico se fosse così. Wow. Wow. Cazzo, stavo per fare headshot. Appena volta che... Oddio, che mi impegno un po' di più. Si scusi, scusi, te la scusi. Zitto un po', che nessuno ti vuole sentire. Asce, è finito, Cristo santo. Oh, il delirio. Pegetas. Pegetas. Che altro abbiamo qua? Altre pegetas, ovviamente. Però... direi che è meglio fare il giro di tutto. Pegetas. Qua c'è altro di utile, qualcos'altro che può essere raccolto. Qua sembrerebbe di no. Qua dentro, c'è un po' di robetta. Carabina, polvere da sparo. Pegetas. Altre pegetas. E qua altra robetta. Pegetas, munizioni e risorse. Hai trovato la tua vocazione. Dovrei aver preso tutto, mi auguro. Così sa. Una granata stordente. Dov'è? Datemela. Dovrebbe essere qua. Ah, eccola là, eccola là. Eccola là qui abbandonata. Perché ti hanno abbandonato qui? Ecco fatto, ok. Ora dovrei aver preso tutto. Fatto sta che ora non posso tornare indietro a salvare la partita da Eusti. Ovviamente no. Quindi ci tocca, ragazzi, procedere da questa parte. Dovremmo, immagino, aspettare l'ascensore. No, non mi dire. Con Ashley in mezzo ai coglioni. Fucile, ragazzi. Carabina, pesetas. La vedo male. La vedo proprio male. Ah, aspetta. Questo è all'ingresso, vero? Accesso all'ingresso. Fantastico. Ah, là sopra c'è pure questo. Vai. 4 di 5 però. Quindi me ne sono lasciata comunque. Allora ce ne dovrebbe stare uno di qua. In ogni caso, ragazzi, fortuna, perché ovviamente ci aprono una scorciatoia di qua prima di poter far scendere l'ascensore. Il che è veramente fantastico. Quindi io direi, ragazzi, di salvare qui la partita, perché immagino che procedendo di là la situazione sarà un po' spinosa, suppongo. Visto che dobbiamo aspettare che l'ascensore arrivi, ci hanno dato tutte quelle risorse, secondo me qualcosa di brutto ci aspetta. Quindi direi di riprendere da qui la prossima volta, così riprendiamo da una situazione spinosa la prossima volta. Non mi ritrovo a dover finire il video di fretta oggi. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri preziosi pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione.
Dopo do a tutti ragazzi la giocherina. Ciao!